Le frodi sui contributi erogati dalla Comunità Europea alla secretazione dei verbali dell'audizione del sindaco di Gela Lucio Greco e di due giornalisti Attilio Boldoni e Giampiero Casagni, la carenza di organico nelle procure e le richieste del procuratore capo Salvatore De Luca di nomina all'ufficio di procura, scoperto da troppo tempo il ruolo di aggiunto e manca un dirigente amministrativo. Indomito il lavoro dei giovani procuratori che portano avanti alcuni tra i più importanti processi che si tengono a Caltanissetta. Questo è il riassunto di 2 giorni di audizioni della Commissione Nazionale Antimafia a Caltanissetta, presieduta da Nicola Morra. Tra gli auditi anche il presidente dell'Associazione Antiracket di Leonforte, audizione anch'essa secretata. Ma il focus principale della seconda giornata di audizioni è stato sui 2 processi principali che si tengono a Caltanissetta, il processo al sistema montante e il processo Saguto. Noi a Caltanissetta, essendo stata questa qualche anno fa la città della legalità, con il paradosso di avere 0 denunce per richieste estorsive per racket, ecco, ci sembrava importante anche ragionare del caso Montante e dei processi che riguardano lo stesso uomo che sembrava rappresentare l'antimafia militante e legalitaria in tanti mondi, sia politici sia economico-imprenditoriali. Ha alzato il tiro il presidente Morra, non ha parlato solo degli eventuali condizionamenti nei confronti dei giornalisti da parte della mafia e di altri sistemi organizzati, ma anche del contributo e del supporto che dovrebbe dare la società civile. Che sia importante far emergere la necessità in una società impregnata da reticenza ed omertà di sollecitare il giornalismo autentico a schierarsi, ma questo naturalmente può avvenire quando c'è una società civile altrettanto votata alla denuncia, all'indignazione e appunto all'assunzione di valori di giustizia e di legalità. Non si può chiedere ai giornalisti di fare l'avanguardia senza avere poi il resto dell'esercito che ti segue. Per cui questo è un appello che si fa alla società nissena tutta e quindi anche ai territori afferenti alla città di Gela, perché anche quella è un'emergenza, come voi sapete, e c'è appunto il dovere di far capire che se siamo zitti favoriamo determinati interessi che non sono strettamente democratici.